Ragazzi, eccoci tornati. Io sono Papi. Alessandro. Che è passato davanti alla TV. Vabbè, e stasera faremo un video su Minecraft. Su FC25. FC25, dove continueremo la carriera. Vediamo, perché già dovrebbe essere l'ultima edizione di calcio mercato. Oh, noi l'abbiamo occupata al day one, FC25, lo voglio dire, al giorno d'uscita. Il day one. Infatti l'abbiamo pagato una cifra blu che oggi costa molto meno, cioè si trova meno. Vediamo se ci sono delle offerte, spero di sì. Vedi un po'. Però. Io a 10 stacco, è d'avviso. L'Atalanta vuole Politano per 24 milioni. No, Politano non si dà, idolo è il nostro. Alla fine abbiamo scoperto le Yamal, il Barcellona vuole 85 milioni, ma sta male perché è solo 81. Quindi... però Yamal è forte, fratello. Sì, ma intanto che sarà 20 milioni. No. Quanti soldi teniamo? Ma ce l'abbiamo la botta? Sì, ma ce l'abbiamo. Non ci mancherebbe. Siamo terzi, ne abbiamo 23 milioni. Cosa facciamo? 209 milioni. No, 209, 23 ne avevamo, magari 209 milioni, ma accanto a San Papè. E dobbiamo vendere a qualcuno. Vedi, vedi. Vabbè, ma ci arriva solo offerta del Politano. Solo Politano, sono arrivato proprio. Sì. Perché mai scuola ma vale, le prime 10, le ultime 10 ore sono molto accorrite, te lo dico. Ultimo giorno di calcio mercato dove abbiamo Napoli Parma. Quindi giocheremo prima la partita, poi andiamo a fare calcio mercato. Vogliamo vedere prima ci sono delle offerte. Nessuna offerta, tra l'altro dovrebbe aver ritirato il Politano. Dunque, giochiamo sta partita contro il Parma. Giocare a simulare. Wow, ecco che le partite duravano una vita a giocare, papà. Ok. Dai, perché non giochiamo, papà? No, perché dura una vita? Perché avessi 6 minuti. Ma senza una apposta ne metto 3, ma? Mi sarebbe 3 minuti a tempo, in teoria, quindi possiamo fare di più. Però sa buongiorno infortunato, aia, questo è male. E appunto. Chi possiamo mettere? Mettere Nathan. E in panchina ci mettere, ma che ne so, che dire. Va, mettiamo che dire. Ma tra l'altro Nathan e che dire, tutti e due stanno in prestito. Nathan che dire, Nathan al Betis per 1 milione, che dire alle spagnolo, non mi ricordo, ma pure gratis. Ma noi 5 milioni, insomma, stiamo là. Quasi vedi il riflesso del joystick, papi, vedi? Qua dalla telecamera. Oh mio Dio. Ok. Allenamento di Osimhen, che stranamente sta ancora qua, 6 gol nelle ultime 3 partite, mamma mia, un carro armato, Victor Osimhen, e ancora sta qua al Maradona, è tutto pronto, calcio d'inizio, e inizia Napoli-Parma. Oggi mi sono allenato con la Juve leggenda, quindi non desidero perdere questa partita. Più che non desidero perdere, desidero non perdere. E appunto... Napoli e Parma, bellissimo sentire Napoli e Parma. L'anno dice ce ne sono voluti 2 anni, ma l'abbiamo sentito. Osimhen, 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 Osimhen. Ma lo sai che noi domenica giochiamo con l'Empoli, che c'è la seconda miglior difesa del campionato? Ma veramente? È che l'unica squadra ha fatto infatti 0 gol dalla Fiorentina e dalla Juve, e ha perso solo una partita, l'ultima, e tra l'altro quasi nel recupero contro la Lazio, dove è l'ultima partita di campionato. Ah, io vedo dura questa squadra l'Empoli, ma comunque, ma ne abbiamo fatto 2 sconfitte consecutive contro l'Empoli, noi giochiamo senza e non mi gusta. E tra l'altro, se volete ricordare, nella stagione 21-22 dove non facevamo ancora la reaction, quelli ci hanno rimontato in questo stadio da 2-0 a 3-2. Courtois! E tra l'altro... fuori gioco. Tra l'altro... noi giochiamo senza Lobotka, infortunato, e senza... Gimur, ragazzi, Gimur deve giocare. Gimur al posto di Lobotka, e io penso che giochi Rafa Marino al che posto. Che cosa di... fai? Te la sei chiamata bene. Nathan, sei un assassino! Nathan, assassino! Perché Rafa sei infortunato? Ma che sta a fare? Chi? Rafa. Ma con la squadra portoghese, dove stai? Con il Brescia, va, c'è il Real Betis in Spagna. In Spagna. Osimhen! Pallonetto, non sicuro? Lo dico. Bella. No, 2-0 Politano. Ottima giocata. Se altro siamo terzi, pare che la Roma è prima e la Juventus è seconda. Perché siamo terzi? Differenza reti, papà. Perché non siamo prima?
non proprio per differenza di team, abbiamo 6 punti su 6, compresi questi 3 nomi. Quindi siamo primi in classifica, diventiamo terzi con la differenza di team. Non siamo terzi allora, perché la differenza non serve a niente. Sì, guarda, sì, va, se siamo primi a pari. Nel gioco serve invece, perché il gioco fa tutte cose a caso. Dopo un po' ti racconto un evento che è successo, che mi ha fatto impietrizzare. Sai che è successo? C'erano in campionato di Rules Raptor su Tirol, Napoli, Milan, Atalanta. Su Tirol, Napoli, Milan e Atalanta allo stesso punteggio all'ultima giornata. Chi vinceva andava in Champions? E praticamente, sai che è successo? Ma cioè che è finita tutta quanta quella la classifica, tutte e quattro allo stessi punti, ma è passato primo il Milan, il paese, secondo il Sutilo, terzo il Napoli e quarto l'Atalanta, ma non c'entra niente. Ho capito, ma perché va? Sai che è successo? Sai che è successo? Tirles ha pensato. È successo che le stai prendendo, fratello, di brutto. Mamma mia. È successo. E praticamente Tirles si è lamentato perché ha detto non la metto in ordine perché l'Atalanta, che si chiama Bergamo, è ultima. C'erano Milan, Napoli su Tirol che erano più alte. La differenza di doveva vincere su Tirol e altre cose. Quindi hanno talmente fatto una cosa casualmente. Cioè casualissima, secondo me. C'è una sola squadra in campo. Ma perché anche sta la sbattuta senza senso? Vai Osimhen! Osimhen! Tutto con Osimhen non lo vuoi? Eh? Tutto con Osimhen non lo vuoi? Ma quello è 87! È fuori gioco! Di un centimetro! Guarda, è di un centimetro! Che palle! Fuori gioco mi fa sempre sbattere! Ma che è sta grande Nathan? Che è sta difesa a 3? È bruttissima la difesa a 3, mamma mia! E perché poi c'è, cioè, che devo fare? C'hanno, sta una punta là a fianco. Sono 3 difensori, anche chissà che entra in difesa, che deve fare? Rigore. Che fallo stupido! Oh, come godo! Che fallo stupido, è andata pure di lusso che era fuori aria. A schiaccio. Non so perché gli si fanno graziare. Qua sono scarsi. Secondo me gli fa un po' pena. Addirittura, papà. Perché stanno tirando tutto fuori. Allora, ci serve da fare qualche cambio perché vogliamo forze fresche. Esce anche, sa, entra la Spadori. Va? Esce, ma la Spadori è meno 8. Là sì. Madonna santa, poi COC però. Mettiamo Gong a posto tu, quindi io non... Gong sta là, va. Chi ci posso mettere? Ma perché non c'è una Floruscio? Più 2, quindi 78. Ma in teoria dovrebbe finire la stagione a 78 se continua così. Perché dice più 2, quindi dovrebbe finire in teoria a 78. E Ngonge, se sta là, dovrebbe rimanere 73, ma se proprio giocano benissimo, in teoria dovrebbero salire. Ma Ngonge sta nella posizione d'esterno, lui è esterno. Se lui giocasse un po' di più, la potrebbe fare bombare di lui. Chi? Ngonge. Appunto. Ma com'è questo che è stato tenuto in causa, segnato sempre. Ma appunto, col Barcellona, ma quel Magazzolo fa entrare al 94esimo, che può fare, eh? Accanto nu, 3-1. E tra l'altro il totale da 4-2. Che sfiga! No, l'ho visto, là, non l'ho visto. Ma non ho fatto niente, oh! Rosso! Dai, ma sei, però, mamma mia, questi falli stupidi, inutili! Papà, io non ho fatto niente! Ma come l'hai fatto niente? Ha fatto tutto il gioco, io semplicemente ho venuto la X per recuperare palla! Fisico, papà! Quindi non avresti dovuto! Papà, la X è il tasso del fisico, ma non me lo fa il fisico! Ma deve... Ma non sono buongiorno infortunato! Siamo in 10, difesa 2, guarda, questi tengono attacco. Ma modulo, metti un'altra versione. Non lo so fare, papà. No, come no? Ma non si può fare, papà. Ma non è possibile. Papà, sì, papà, la nuova regola non si può fare. Mamma mia, questo sì. Non può sbagliare da lì. Vabbè, perché lo stai citando? L'hai citato, papà? Appunto, l'ho fatto sbagliare, visto? Sono stato bravo. Funziona. Allora, mettila di mezzo, cambia il modulo e mettila a 4. Ma non lo so fare. E devi capire. Allora, vai sulle tattiche, eccolo qui, qua, metti così, bravo. Metti così. 4, metti 4 di 3, va bene. Guarda, ho fatto una modifica tattica. Ecco qua. Salva modifica.
Ok, mi posso sempre finito. Ora vai l'altro sulla gestione dei giocatori. Vedi come l'ha distribuito. Ma vedi che non l'ha cambiato, papà. Perché? Allora non era lì che si doveva cambiare. Allora, fammi vedere che cosa c'è scritto. Scusi, tu ora indietro, gestione squadra. Se vai su tattiche. Quindi sei andato prima in tattica. Quale? Tattica. Sì, posso andare in tattica. Questo qua è fatto. Allora, modulo, ok. Ma se facciamo solo usa codice. Ma che codice? Non ce l'abbiamo. Niente. Metti tattica 2. Ma vabbè, ti dico, io ho fatto modifica tattica. Modifica tutorial. Se vogliamo fare ad esempio così. Ho fatto modifica. Vedi che non me lo fa, papà. Ci possiamo fare. Fa niente. Sono costretto a togliere Osimhen perché è troppo stanco a far entrare che dira. Sì, ma tu devi mettere a qualcuno al posto di Lorenzo. Ma allora potrei fare anche che se mi robotta che sta bene là. Ma almeno 8. E gioca. Mamma mia. E allora entra Marin. E ti un difensore al posto suo. Marin, allora, l'unico che teniamo. Vai. Di Lorenzo resta là. Vai. In teoria dovrebbe essere si cambia. Però Marin 71, però ha fatto sempre bene quando ha giocato con me. Mio Dio, sempre, però. Maggiormente sì. Siamo a 60, non troppo passare questi 30 minuti bene. Che cosa sta succedendo? Che perché fate questo? Dai, là. Non ce la vedo. Vedi la Foluscio! Che dira! Che dira! Vuoli! Che dira! E come spesso accade nel campo con un giocatore in meno, la squadra fa gol. Nonostante la minoranza numerica, c'è Vuoli che dira! Per il 3-0. Ma posso mai dribblarlo con due difensori che mi servono a destra e alla sua sinistra? Ma questo non fa molto lunga. No, vai, non potete perdere sti palloni dal Parma. Nadal. Nadal, mi confondo perché ultimamente sto seguendo un po' tutti gli sport e mi confondo con il tennis adesso. Ma quando c'è la finale? Adesso a domani, papà. E chi ha vinto? Ha vinto Alcaraz, non mi ricordo quanto. È sacrato, secondo me. Stava, io ho visto diretta quando stava vincendo 3 game a 2 il primo set. Ah, quindi qualcuno ha vinto Nadal. No, sì, ma ha vinto 2 set. Cioè, ha vinto 2 game. Nel primo set, nel secondo set. Quindi sarà finito. E chi lo sa? Perciò, non so se è finita 2-0 o 2-1. Comunque ho visto stamattina prendendo la scuola su diretta e domani sarà la finale, però sarà prima la finale per il terzo posto Djokovic Nadal. A che ora? È barra alle 6:30. Di sera? Di sera. La finale al terzo quarto posto? Sì. Il primo e secondo posto? Ma che di? Primo e secondo posto, vabbè, lo sai che l'hai spostata ieri. Sì, ne Djokovic, sì, ne ha giocato 3 ore. Poi giocherà la finale. Mi pare che dice le 21, vabbè. Dice le 21, quindi giocherà adesso le 22, secondo me. E non ci vediamo i pacchi. Ha fatto il velo! Vabbè, giocheranno al termine della partita del terzo e quarto posto. E dove c'è? Secondo me 22. 3 ore. Ma per forza. Ma buona. Stanno attaccando da stamattina, sì. Ah, è ovvio, appunto. E poi potrebbe essere un cruscio. Vabbè, fai. Che dire? Quello Ruscio, ho fatto entrare la Spadori, eh? Metti là. Ma non la fare così male, vabbè, l'ho messa benissimo. Era per quello più profondo, ora la più corto, vabbè. 3 punti. Dribble. Adrian Bernabé. Avete proprio fischiato. Bene così. 3 anni. Secondo per il saluto. Papà, che pronto per il saluto? Perché ti facciamo le ultime 10 di calcio nel campo. Chi l'ha detto? L'abbiamo detto all'inizio. Dobbiamo vedere solamente se c'è qualche richiesta. Papà, durano 5 minuti, ste 10 ore. Ah, eccole qua. Due giocatori squalificati. Nuovo Cucinetto. Ma poi perché dice Rachman è squalificata giocato titolare? Ah, perché sarà Buongiorno infortunato. Papà! Che c'è? In che senso metto una canzone con me tu per te su FIFA? Senti, ma... Senti!
Ma che figata! Aveva già una cosa. Devo dire un attimo una cosa. Perché io l'altra, la prima volta l'ho visto tutte le canzoni, sta pure una di Franco. Ma non ci sta! L'hanno... Non lo so, ma sta... L'hanno messa a caso, ma sta qua! Io commetto tutte! Ma in che senso? Io tutte! No, ma in che senso? Tra l'altro non so se lo sai, ma su Amazon Prime, su Prime Video, c'è uno speciale su Blanco. Io mi sarei un altro giorno. Dopo ci vediamo in versione, il mio cantante preferito, mentre con Rocco Alte Giorino. Wow, appena sento la canzone di Giulio mi è venuto un infarto, ho detto che è successo? Poi vedo che alla fine ci sta venendo questa canzone. Dunque stavamo vedendo, sono rimasto in mente a piacere tutta questa canzone che non sono riuscita a vedere in offerte da nessuno con i nostri. Papà ti offrono qualcosa che non si vende più, non si vende più. Sì, è una bella cifra, sì. Una volta la Juve gli offrì 188 milioni per Clara. Olivera! Prestito! Il prestito no, però. Ma poi fortunato, non c'è una bella. Ma com'è che sfiga? Cioè, due della nazionale si infortunano. Ma per qua è palloso, perché ogni volta deve andare qua. Ma ci sono altre offerte. Ancora! No, sta solo questo. Salve, poi tanto la Landa non ce l'abbiamo dato. Stava Spinazzola al Mallorca per 20 milioni, una bella offerta. E 14.500 pecciolito al Club Luce, pare. Ulisse Chiutembo, tutte. Vediamo se ci arriva un'altra offerta, perché con 23 milioni non compravamo niente. Oppure la prossima offerta, ma anche ma tutti vogliono il prestito, ma non volete calciare sordo, ma non capisco. Ma cosa che potremmo fare? Potremmo poi proporre a Barcellona uno scambio Yamal Politano più 30 milioni e vediamo che ci dicono. Poi esce quella di Blanc, tutte le italiane, è inutile. E lasciami andare, vieni con me nella mia stanza che prive di questo te, me ne frega di te. Non sa di me. Wow, ma non ci arrivano offerte, mamma mia. Ma che Pasqua. Ma perché volete il prestito? Ma non volete lasciare i soldi? Ma tutte volte mi hanno fatto spostare queste ultime 10 ore. Ma che c'è? Ora siamo in diretta, ora arrivano buone offerte, ma che mamma fa? Signora la Juve, va. Vabbè, ma non capisco, ma perché tutti vogliono il prestito? Ma perché non li vogliono fare? Non vogliono lasciare i soldi. Ma ci hanno chiesto. Ma ci hanno abbuffato, cioè ci hanno chiesto. Capire in prestito, Olivera in prestito, ma Simone in prestito, ma non li volete lasciare i soldi, scusatemi. Cioè, non ho capito, ma veramente? Cioè, se no noi ci andiamo a vedere qualcuno che possiamo fare uno scambio. E vedi cosa? Non lo so, ma se non esce niente adesso, che manca un'ora sola, per vedere che fa, che non esce niente. Adesso io proverei a darglielo, Simone, in presto, perché può essere... che ci rimborsare i soldi adesso. Quindi giusto per vedere se ci danno dei soldi. Ma non ci importa quanto ce lo danno. Quanto lo vogliono acquistare? Vabbè, 12 milioni. 12 milioni è tanto il Simone. Vediamo. Bisogna vedere adesso, ce l'hanno dati subito. Ma se non ce li hanno dati, Simone se ne va a fare un'avventura, non ce l'hanno dati, ok, adesso vediamo noi che fare. Secondo te va al Barcellona, vuole 85 milioni per Yamal, ma ci accetterà
21 milioni più Politano, che è uno in meno di Perolla. Papà, secondo me sì. Se no te si ci proviamo? Sì. Sicuro? Non posso no. Perché no, perché 23 sono troppo pochi. Poi per mia mano ho capito che c'è uno di Perolla di differenza, però... Non sono stanco, non si rende conto io. Papà, un 87 gli diamo, ci prendiamo un 81. Gli diamo 20-15. No, vabbè, siamo noi che gli dobbiamo dare i soldi, non è che ce li sono loro. Noi diciamo vogliamo 15 milioni e gli amali ti amo si meno, no, non è così. Chi vogliamo cercare, va? È quello che ho detto. Yamala, vai, Yamala, non ce la facciamo, i termini sono pochi. E chi possiamo cercare? Cerchiamo un terzino destro e quando si fa male l'ordine, insomma adesso cerchiamo un terzino. Un terzino destro? Di che campionato? Anche italiano. Italiano? E bastone. Bastoni costa troppo, papà. Quanto sta? Bastoni costa 110 milioni, papà. Ti vedo un bastone 10 milioni, 110 milioni. E va, sì. E quindi un altro italiano. Allora, teniamo terzino, tanto bastoni volendo, è pure difensore centrale, ma va bene. Dai, cerchiamo, vediamo chi ci trovano. Qualcuno buono però, eh. Di Bellanova. Bellanova a 76, papà. Vabbè, basso. E vediamo di qualcuno che sa il valore però, perché non voglio, non rischio di vedere qualcuno scarso poi. O qualcuno non tanto forte. Poscio, ma Poscio quant'è? Ma comunque complimenti, nessuno lo sa il valore. Qua è incredibile, ma di nessuno sa il valore. Ma Di Marco quanto... Di Marco, non sbagliamo, non voglio fare niente. Mamma mia, sei incredibile, se Di Marco vogliamo vedere quanto vogliono per Di Marco, papà. Vediamo. Ma secondo me è un po' una stupidata, però non lo so. Ah no, non può essere ceduto perché già è stato ceduto un'altra squadra. Allora, dato che teniamo un modulus, teniamo il 4, il 3, 5, 3, che teniamo la 3, 4, 3, dobbiamo cercare tre difensori centrali. Stavolta voglio cambiare un po' campionato, andremo in, facciamo Germania, in Bundesliga, vediamo se c'è qualcuno di forte. Ma soprattutto che serve valore. Ho trovato un italiano, papà. Chi? Fabio Cialdolia. Ho trovato un altro qua. Sono un clubback delle due difensori centrali italiani. Coppola! Quello che stava a Verona. Basi sarebbe. Ma il problema è che di nessuno riserva l'ora. Perché di nessuno riserva l'ora? Che cos'è? Ma... All'inizio la storia, era già fino alla storia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Chi mi già? Ma non si ha valore, va. Non si ha valore. Ma non si ha valore, rischiamo di spendere come l'altra auto 30 milioni per un 72. Vabbè, non fa niente. Non ci avete finito. Non fa niente, ma che fa? Beh, siamo abituati. Ma siamo registrati, ci metti a fare queste cose, compriamo a caso. No, a caso no, compra Dembélé. Dembélé non è il difensore proprio. Compra... Fammi vedere. Ma piano. Vabbè, è solo andato perché non possiamo comprare nessuno, perché di nessuno c'è il valore. Mamma mia, questo dovrebbe essere 85, vabbè, è l'età. E vai, vai, facci 30, 25 milioni. Vogliamo fare uno scambio, ma che ne so? Ma fai una proposta. Ma non sai niente. Ho figli di 30 milioni. Non ce l'abbiamo. Quando ce l'abbiamo? Dobbiamo fare uno scambio, cioè... Ad esempio, per lui che non sa neanche il valore, potremmo dargli tutto quello che abbiamo, quindi tipo 21 milioni, e chi possiamo dargli? E chi vogliamo dare, va? C'è qualità? Lodano. E non abbiamo una destra, ora va. E chi gli possiamo dare? Ma il difensore centrale che idea? Buongiorno Rachmanini, no, Nathan, no. E ce la fa Marino? 4 milioni, ma secondo me l'offerta è un po' ridicola, poi non lo so. Mamma mia, ma vattene via! Vuole 100 milioni e 700! 100 milioni! Ci ha chiesto
Guarda, sei finito là, 100.700.000 euro. Ma tu stai proprio male, fratelli. E non voleva la camarina. Ma stai proprio male, fratelli. Io penso che 20 milioni non copriamo niente, papà. Andiamoci a fare. Oh, Upamecano! Proviamo lui, facciamo lo stesso scambio con Rafa Marin, vediamo che ci dicono. Ma se facciamo tanto per il prestito non sono interessato. La vedo un po' difficile. Se non va bene questo proviamo Yamalo Politano, che dobbiamo fare? Ma non ci danno mai a Politano, Yamalo per Politano. Papà, c'è un odio però di differenza. Facciamoti 1.500.000, ti alzo. Scambio giocatori. Perché non mi fa fare scambio giocatori? Ok. Ho detto chi vogliamo dare? Sempre a Rafa Marin. Rafa Marin, gli aggiungo pure la clausola, to. Di. Non lo so, è forte di mettere il 20%. No. Meno 42.800. E non ce l'abbiamo. Senza clausola, che dobbiamo fare? Abbiamo vedere sta cosa, Politano, io no. Vediamo che ci dicono. Perché alla fine è uno in meno, cioè non è niente di che. E ci metteva pure qua una bella clausola. Offerta per il cartellino abbiamo detto 21 milioni sempre. Ma ci vuole 20 milioni più Politano. E più una, un po' di clausola, va. Perché non c'è qui? Ah, perché è un'ala. Che stanno parlando? Vale 20 milioni, va. Questo ci dà in faccia. No, vai, aggiungo la clausola al 25%, vediamo che ci dicono. È tanto clausola al 20%, non lo so che ci dicono. Noi non ce la facciamo. Mi dispiace, non ce la facciamo. Dobbiamo offrirti questo, per forza. Ma oh, però un po' pensavo che potremmo offrirgli di meno. Caliamo a 26 milioni, io direi di calare 26 milioni e di modificare la clausola. E ma la clausola è il contrario, la clausola la rivende per il giocatore che gli dai tu, direi che tu hai una percentuale se loro lo rivendono, quindi non ce la devi mettere, se no gli stai andando a togliere ancora più soldi a loro. Non mettere nessuna clausola, che se lo vendono si chiamano più soldi loro. Da 1%, vabbè. Secondo me è bruttissimo. Ma non ce la facciamo, ti do tutto quello che posso. Sì, però poi è un problema sullo stipendio, perché ce non ci abbiamo soldi. Come lo paghiamo lo stipendio a questo? Appunto. Appunto, basta, non è cosa. Non è cosa. Lascia tutto come sta questa sessione di calcio mercato. Facciamo qualche partita, guadagniamo un po' di soldi, facciamo qualche torneo e poi compriamo a qualcuno. Lascia tutto come sta. E non posso finire, ma io. Perché? Allora io gli offriamo un euro, che devo fare? Ma così, ah, un milione quello si dice no. No, se fai così quello dice, l'affetto è ridicolo. E appunto va, deve dirci questo, perché noi non possiamo finire, ma guarda, c'è. Non ce la fa fare. Ma no, non ce la fa fare. Perché non puoi fare indietro, col cicchio indietro. Col cicchio indietro. Te me l'ha data via. Ecco. Ok, quindi continueremo a giocare, faremo qualche altro partito, guadagneremo altro con i soldi e poi diventeremo la prossima sessione di mercato. Ma non hai capito che il mercato sta finendo, proviamo subito. Tutto ora non mai. Vabbè, nessuno è interessato a cedere il prestito ai giocatori. Vediamo, scambio i giocatori. Vedo difensori centrali. Ecco, chi lo scambia la famiglia che vale 3.000 lire? Vabbè, vedete, gli offriamo 25 milioni. Anzi, no, 24.500. Non so se. Non ci mette nessuna cosa. Mamma mia. Quanto vuole? 79 milioni. Vabbè, va tardi. Vabbè, no, sono tutti troppo costosi qua. Te l'ho detto, chiudi questa sessione di mercato, facciamo anche partita, la prossima sessione compriamo qualcosa. Aspetta, proviamo su un nuovo su questo qua. Senza avere il suo Verona. Guarda, wow, hai visto che la parola che ti ha spugliato. Non lo so, quanto gli posso offrire? 11 milioni? Non fine 15, Ciao, sto carta, ti vanno bene 15 milioni.
10.100 che vanno bene. Oh, sono soddisfatti, benissimo. Bravo, questo sarà 49 euro. Non so. Andiamo, facci un po' di un'offerta per l'ingaggio. Ma non sia niente, se sono a 70, vabbè, non fa niente. Facciamoci di nuovo per la panchina, ma pure se è basso. 3 anni è di solito quello che vogliono tutti quanti, infatti. Vediamo quant'è. Però lo stipendio è abbastanza alto, cioè questo. Ma quello suo card è pure forte, mi ha messo tipo 76. Vediamo quant'è. Oh, speriamo non pochissimo, mamma mia. 72. 77, oh, però onesto 77. Non male, onesto. Onesto 77. Vabbè, mettilo in squadra, dai ragazzi, ripartiamo con saluto che abbiamo un po' di cose da fare. Ci vediamo al prossimo video. Io sono Papi. Aspettate, facciamo un attimo vedere che lo mettiamo in rosa e poi possiamo concludere seriamente. Cominciamo a salutare. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale che è sempre Lez96, metteteci un bel like e commentate qui sotto e fateci seguire dai vostri amici. Noi siamo sempre Lez96. Mettilo in squadra. Adele va il ruolo della panchina, noi mettiamo a posto la famarina. Bellino però, Adele. Come viene, mi aspettavo di peggio. Ho pagato 15 milioni per un 77. Non male. Ci vediamo al prossimo video. Ciao da Papi. Ciao Samuele. Ciao.